conosciamo da molto tempo, quindi mi ricordo bene quando qualche anno fa tu iniziasti questa rubrica delle buone notizie. E quindi io ti devo ringraziare due volte, primo perché per l'amicizia che mi lega a te, e poi perché, come ho visto, io non ho letto ancora bene tutto il libro, mi hai posizionato, in prima pagina. Indubbiamente io voglio, non solo sulla notizia mia, diciamo, di attività che svolgo, insieme con tutta l'equipe, perché come voi sapete la cardiochirurgia è una branca che si fa in equipe, non è solo una persona che può fare un'attività di questo genere, la cosa più bella è che vedere un libro in questo momento a Napoli che parla di buone notizie, credo che sia la cosa più bella che ci può stare. Difatti, come ha detto Falco, questa buona notizia, che è un libro che può girare a livello italiano, riduce e mortifica quasi quella differenza tra nord e sud che c'è. Io sono d'accordo con Falco che dice: noi ci abbiamo due Italie. È vero, ce l'abbiamo le due Italie, però perché? Perché le notizie su Napoli sono sempre notizie un po' disastrose. Far girare questo libro e far vedere che c'è una realtà e qualcosa che si muove, e come diceva lui, in collaborazione, ripartire per rilanciare una Napoli capitale dal punto di vista culturale, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista di assistenza e di tutto, credo che questo è il più bello auspicio che Giovanni Lucianelli ci ha dato pubblicando questo libro, e che io spero abbia una divulgazione in tutta Italia. Grazie Giovanni.